È veramente difficile per me realizzare questo video perché esplodere un plugin come questo richiederebbe ore. Invece io voglio essere sintetico e diretto e raccontarvelo però in modo completo al contempo. Mi direte poi voi nei commenti come sono andato. Innanzitutto benvenuti. 3 mesi fa abbiamo visto sul canale un episodio dedicato a un plugin che permette di trasformare il proprio montato in un prodotto cinematografico. In quell'occasione non avevamo visto contenuti grafici, titoli, transizioni grafiche e sfondi perché non erano disponibili in quel plugin. Lo scopo di quel plugin, sto parlando di CinePunch, troverete il riferimento in descrizione, era andare a creare tutta una serie di situazioni cinema addicted, diciamo, cinema lover, cinematografiche. Questo plugin invece, che andremo a vedere oggi, che è una Titles Collection, include una varietà di articoli al suo interno veramente notevole e in 10 anni come video editor non mi era mai capitato. Prima di iniziare vi invito a seguirmi sui social non solo per restare aggiornati su Dietro le Quinte, ma anche e soprattutto per restare aggiornati con il canale Telegram su tutte le novità e le promozioni che arrivano. E ora, in questo nuovo anno ci saranno tanti nuovi sconti e iscrivendovi riuscirete a restare aggiornati e acquistare anche plugin come questi a prezzi interessanti, come quello che troverete in descrizione, perché stiamo parlando di $59 per tutto quello che vedrete tra poco. Come l'altra volta, prima di iniziare andiamo a esplodere il plugin a vedere come si installa, che è la cosa più importante poi. All'interno della cartella che scaricherete dopo aver acquistato una delle 2 licenze disponibili, e c'è la spiega sul sito della standard e invece della licenza estesa, vi ritroverete 7 elementi, di cui 2 sono uno il file di testo e l'altro la cartella video tutorial. Il file di testo, che è un leggimi, vi consiglio di leggerlo per davvero sto giro, perché vi permetterà di scaricare tramite i link i font con i quali sono stati concepiti alcuni dei titoli che sono presenti nel vasto catalogo. Troverete proprio tutti i link, sono quasi tutti gratuiti tranne uno, e li potrete scaricare in un lampo, quindi installateli prima di lanciare Final Cut. Nel mentre, durante il download, potrete fare questa operazione, che è andare a spostare le prime 3 cartelle nel Motion Templates Titles, quindi nella cartella dedicata ai titoli, e la 4ª cartella, che è Transitions, la dovrete mettere in Transition su Motion Templates, quindi sempre nella stessa cartella ma nella sottocartella successiva. Per quanto riguarda invece i logo Stings e Sound FX, sono dei file audio concepiti per i titoli ad animazione con logo, che sono questi qua. La Software House sudafricana, che ha realizzato questo mega pack, ha realizzato anche la parte audio, che come sappiamo è il 50% di un video, quindi il logo lo potrete far apparire con il suono che loro già stessi hanno realizzato e proposto, quindi quella cartella la potrete importare come media nella vostra libreria di Final Cut. Quindi iniziamo ora a vedere in Final Cut tutti i contenuti grafici che abbiamo a disposizione. Come vedete, già solo di login abbiamo 25, quindi 25 modi diversi con i quali potremmo far apparire il logo nostro o di un nostro cliente. E già è una cosa pronta, comoda, che non è affatto male da avere. Poi abbiamo tutta una serie di effetti e di anche contenuti grafici che potremmo per esempio utilizzare per presentare le app dei nostri clienti, piuttosto che invitare a fare delle call to action con dei messaggi che potremmo pensare e customizzare come questi, che invitano a comprare. Abbiamo poi gli sfondi, come vi anticipavo prima, che sono degli sfondi veramente incredibili, non solo a livello qualitativo, ma anche a livello di versatilità, perché tutto quello che vedete adesso è tutto modificabile e non è da dare per scontata questa cosa. Anche queste tipologie di effetti possono essere customizzati nella sezione relativa alle configurazioni con le colorazioni, in questo caso, e l'opacità. E non è male davvero da avere come risorsa, perché per i titoli la versatilità è tutto e qui ce l'abbiamo. Tra l'altro tutto ciò che vedete è compatibile con Apple M1, funziona benissimo, questo è M1 Max e come vedete tutto gira senza rosetta e anche questo vale davvero la pena. Abbiamo quindi modo di personalizzare
anche le icone e tutta la parte relativa ai social, che per alcune software house rappresenta un plugin dedicato. Qui invece ce l'abbiamo all'interno del contenuto grafico ed è veramente interessante. Potremmo quindi inserire le varie pagine, landing page, piuttosto che anche dei profili nei nostri video per condividere i nostri iscritti sulle varie piattaforme, per esempio. Oppure potremmo invitare all'azione con i vari seguimi al prossimo video, condividi, metti mi piace, eccetera. La parte relativa alle icone è quella che meno mi piace, ve lo dico onestamente, perché non mi piace proprio lo stile delle icone, ma sono incluse nel pacchetto e sono alla fine gratuite, sono già pagate, sono presenti. Non valgono dal mio punto di vista come i titoli che invece adesso andiamo a vedere, che sono tantissimi. Guardate qui il cursore, quanto viaggia, e non siamo ancora arrivati all'inizio, figuratevi arrivare alla fine. Il bello di questa sezione è che abbiamo sia dei titoli da utilizzare come apertura che dei titoli da utilizzare come lower thirds, quindi come titoli da inserire nelle parti in basso dei nostri video, che anche titoli che rappresentano delle animazioni con magari il segnaposto del luogo, piuttosto che anche dei call out, che sono le etichette praticamente. Una cosa bella, grazie alla nuova tecnologia di Final Cut che abbiamo visto in uno degli scorsi video, potremmo inserire questo titolo, abbinarlo al rifugio in questione, fare un bel tracking e in automatico avremo l'etichetta che raffigura il nome del rifugio. È una cosa bella, carina ed è pronta in un attimo, come avete visto. Andando avanti poi ritroviamo tutta una serie di animazioni che sono interessanti sia per invogliare magari a seguire con nuovi episodi, piuttosto che anche con effetti immersivi a seguire determinati messaggi. La varietà di questo plugin è veramente imbarazzante, avremo visto il 10% come vi dicevo, abbiamo all'interno tanti contenuti. E concludiamo con le transizioni, che sono disponibili nella sezione dedicata e sono transizioni molto semplici, qui potete vedere un po' gli effetti, sono per lo più secondo me rivolte non tanto al mondo degli short film, dei corti, al mondo cinematografico, quanto più a quello commercial, quindi per magari intervallare immagini, intervallare scene in situazioni dove dobbiamo presentare un prodotto, possono essere utili. In situazioni invece più stilose le vedo meno bene perché sono effetti tanto grafici e poco cinema. Ne abbiamo tante e sono 300 le transizioni a disposizione. Qualcuna utile ci sarà. Se questo video vi è piaciuto, prima di andare via vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video e per qualsiasi domanda o chiarimento, lo sapete, c'è la sezione commenti, utilizzatela appena posso rispondo, è sempre un piacere. Ci vediamo alla prossima, vi aspetto alla prossima occasione, nel mentre non mi resta che augurarvi un buon editing e una buona continuazione su YouTube. Ciao a tutti!